Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 22 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, vi attende una giornata pesante e intensa. Per quanto riguarda il lavoro, tutto prosegue placido, senza troppi scossoni, né in positivo né in negativo. Serve ancora un sforzo in questi ultimi giorni prima delle feste natalizie. Sarà una giornata molto intensa e questo sarà valido fino alla sera. Sul posto di lavoro non ci sono particolari novità, aspettate le feste ormai e dovete fare un piccolo sforzo prima di arrivarci. Il lavoro potrebbe subire qualche arresto momentaneo, ma non dovete necessariamente buttarvi su altro. Ogni volta che iniziate un nuovo progetto vi buttate subito giù, credendo di non potercela fare, ma la vostra a volte è solo falsa modestia. La vostra percezione del mondo al momento è troppo scura, cercate di ravvivarla un po' e vedrete che il vostro partner sarà la persona giusta per aiutarvi. Non rimpiangete ciò che oramai avete salutato per sempre, c'è sempre qualcosa di nuovo sia in amore che in affari che vi farà dimenticare il passato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Toro. Cari Toro, c'è qualcosa che manca, e non sapete bene cosa, ma avvertite la mancanza. Continuate a ricercare e a farvi un piccolo esamino di coscienza. Per quanto riguarda il lavoro, non sempre va come desiderate, d'altronde non tutti la possono pensare come voi. Previsto qualche intoppo. Niente panico, è fisiologico. Non sapete cosa vi manca e questo vi causa qualche fastidio, ma la soluzione è semplice, dovete solo continuare a cercare. Sul lavoro non sempre tutto va come volete, ma questo può capitare. Cercate di evitare le persone che non vi dicono nulla, poiché potranno solo farvi perdere tempo prezioso che potreste utilizzare in 100 altri modi. Se dovete prestare dei soldi ad un conoscente, prima chiedete a cosa servono, non pensate subito che si trovi in difficoltà, magari gli servono per pagare le rate della sua Porsche nuova. Cercate di non far trasparire all'esterno tutto il vostro risentimento, altrimenti farete una pessima figura. Un malinteso in amore potrà risultare irritante per le nate nella terza decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 7, benessere, 8. Gemelli. Cari Gemelli, in queste ore siete giù di morale perché non riuscite a trovare uno sbocco sicuro alle vostre mille occupazioni. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono buone notizie, vi farà compagnia anche durante le feste. Riposerete poco, è vero, ma tenetevelo stretto. Non dovete abbattervi se non riuscite ancora a vedere dove portano i vostri sacrifici e il vostro lavoro. Nelle feste riposate ma non troppo, il lavoro non va in vacanza. Un vostro progetto potrebbe riscuotere buon successo in quegli ambienti che non vi conoscono e che non nutrono alcun pregiudizio sul vostro passato lavorativo. Il lavoro vi regalerà qualche soddisfazione in più. In amore avrete a disposizione molte frecce al vostro arco per colpire la preda giusta. Splendide le novità in campo sentimentale. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 10, benessere, 7. Cancro. Cari Cancro, c'è un forte risentimento che vi pervade da qualche ora. Qualcosa non è andato per il verso giusto e ne soffrite. Per quanto riguarda il lavoro, non dimenticate la stima che i colleghi nutrono per voi. Non traditela e siatene riconoscenti. D'altronde avete seminato bene e ora raccogliete i frutti. Provate sentimenti come rancore e anche risentimento, ma questo periodo negativo non sarà eccessivamente lungo. I colleghi hanno molta stima nel vostro lavoro, ricordatevelo. Dovete imparare a separare la vita privata dalla vita professionale. Se lavorerete, il vostro operato non sarà dei più proficui, perché con la testa sarete da tutt'altra parte. Non abbandonatevi a facili sentimentalismi, perché fino a quando tutto non sarà finito, non potrete né gioire né disperarvi. Passate indenni le eventuali piccole bufere di pochi attimi e dirimette in scioltezza ogni controversia. Pagellina del giorno.
sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 6, benessere, 9. Leone. Cari Leone, cosa succede quando un'amicizia diventa amore? Per molti può essere un problema, soprattutto se uno dei due è già impegnato. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle male lingue e a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Un'amicizia diventa amore in questo periodo, volete scoprire cosa comporta questo cambiamento? Lo vedrete presto. Attenti a qualche invidioso di troppo. Forse siete troppo presi da altro in questa giornata e la concentrazione vi porta talmente in altra direzione che il vostro partner non potrà fare a meno di accorgersene. Se davvero siete certi che i vostri sospetti abbiano qualche fondamento, sarà bene che li verifichiate anche in futuro. Evitate le polemiche e le rivalità sul lavoro, potrebbero avere spiacevoli conseguenze. La vostra mente è molto attiva in questo periodo, siete estremamente confusi per quel che riguarda le questioni lavorative, tuttavia andate avanti per il vostro percorso senza che gli ostacoli vi abbattano. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Vergine. Cari Vergine, avete progetti e idee che vi frullano per la testa da un po', ma vi manca una spinta in più per realizzarle. Forse avete fin troppi dubbi sul vostro partner. Sono fondati? Non sarebbe meglio parlarsi e capire se ne vale la pena sospettare o se sono fantasmi inesistenti? Giornata in down sul lavoro, ma presto farete meglio. Avete dubbi sul partner in questo periodo, un tarlo che vi dà qualche pensiero di troppo. Potrebbe essere una giornata negativa, ma domani farete meglio. Incoraggiate uno dei vostri amici ad impegnarsi di più nello studio o nel lavoro, perché è proprio quello che si aspettano da voi in questa giornata. Potreste ricevere informazioni interessanti da persone che vi scelgono come confidenti per la vostra notevole capacità di ascolto, comunque spiegategli che non potete essere voi a risolvere i loro problemi. Le vostre capacità comunicative sono, specialmente adesso, ai massimi livelli e non solo troverete molti argomenti da esporre, ma anche molte persone che vi staranno ad ascoltare con gusto. Momenti di intensa serenità attendono chi è in coppia. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 8, benessere, 7. Bilancia. Cari Bilancia, se dovete prendere decisioni importanti per il futuro, parlatene prima con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, il confronto è fondamentale. Non potete pensare di fare tutto da soli. Il gioco di squadra è la carta vincente. Coraggio. Prima di prendere decisioni importanti sul vostro futuro dovete parlare e dialogare con il partner, se siete impegnati in una relazione seria. Il confronto è sempre importante, anche in altri ambiti. Se non siete sicuri di quello che state per fare, sarebbe meglio fermarsi in tempo. Lo stress accumulato in questi giorni potrebbe farsi sentire in questa giornata, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando sarà più complicato carburare e mettersi al lavoro con lucidità. Cercate di viziare meno i vostri figli o il partner, oppure anche i vostri genitori, ne guadagnerete in salute. Se metterete troppo al centro della vostra vita una persona in questa giornata, potreste pentirvene, in quanto non sarà semplice poi gestire i sentimenti che provate per essa e questo vi porterà anche a dover compiere delle scelte che giudicherete difficili. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Scorpione. Cari Scorpione, c'è grande comprensione da parte vostra, anche se finora non tutto è andato secondo i piani. L'importante è che, anche di fronte a tutte le difficoltà, non rinunciate a voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione attuale pesa, ma saprete gestire ogni problema della giornata. Siate sempre calmi e aperti al prossimo, in modo da capirlo, ma in ogni caso sempre senza rinunciare a voi stessi e ai vostri spazi. Il tempo sistema tutto e vedrete che già alla fine di questo giorno le cose torneranno chiare. Conservando il sorriso troverete la soluzione giusta per la situazione in cui vi trovate.
Se dovete chiedere un favore a qualcuno, questo è il momento propizio, sia nelle questioni personali sia per finanziamenti o prestiti. Giornate dolcissime in campo sentimentale. Cambierete idea su una questione importante grazie ai consigli di una persona di cui vi fidate e che stimate molto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 8, benessere, 8. Sagittario. Cari Sagittario, è arrivato il momento per un grande cambiamento, ma forse non avete ancora il coraggio di affrontarlo come si deve. Cosa vi frena? Non avete nulla da temere. Pensate bene a cosa fare con il vostro lavoro. Anche in questo campo avete voglia di grandi novità e di cambiare aria. Il momento è propizio per un grande e notevole cambiamento, anche se non sentite al massimo ancora il coraggio di affrontare questo cambiamento. Pensate a cosa fare con il vostro lavoro, anche qui potrebbe essere arrivato il momento per qualcosa di nuovo. Prendetela meno seriamente e cercate di proseguire con il vostro studio o con il vostro lavoro, senza pensare agli altri. Il lavoro porta sicuramente grandi soddisfazioni, ma può anche essere molto stressante a volte. Cercate di sintonizzarvi sui sentimenti più intimi delle persone che amate, in modo da prendere qualsiasi decisione nel giusto quadro emotivo. Non litigate con il vostro partner per cose senza importanza. Agite con calma e pensateci bene prima di fare qualcosa che potrebbe causare dolore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 10, benessere, 9. Capricorno. Cari Capricorno, l'amore è in stand-by da parecchio tempo. Non tutto sta andando secondo i piani. Questo non impedirà nuovi incontri inaspettati. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione a non fare passi falsi. Rischiate di commettere errori gravi e di difficile risoluzione. Sentimenti li avete messi un po' in pausa in questo periodo, ma ciò non vuol dire necessariamente che non possano esserci incontri passionali interessanti. È giunto il tempo di lavorare con gli altri, e ascoltare quello che hanno da proporre. La vostra espansività oggi potrebbe esservi molto d'aiuto e servirvi per allacciare alcuni rapporti importanti per il vostro lavoro. Sarete ricche di fascino, frizzanti come una coppa di champagne e nessuno oserà fermare le vostre avances sentimentali. Non mostratevi timidi oggi nei confronti delle persone, in quanto la vostra personalità dovrà spiccare su quella altrui se volete che la persona che vi piace si accorga della vostra esistenza o se volete recuperare qualche punto perso con il partner. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 6. Benessere, 8. Acquario. Cari Acquario, c'è qualcosa che non torna nei vostri rapporti interpersonali. Parlatevi e chiaritevi. Per quanto riguarda il lavoro, possibile una svolta decisiva nei prossimi giorni, sarà un bel Natale. Nei vostri rapporti c'è qualcosa che non vi convince. Per Natale arriva un regalo sotto forma di novità sul posto di lavoro, state attenti. È un giorno ottimo per un appuntamento di lavoro o per un colloquio, farete certamente una notevole prima impressione. In vista qualche nuova opportunità di lavoro o di cambiamento. Sarete al centro di alcune confidenze, perché gli altri vedono in voi un porto sicuro dove ormeggiare i propri pensieri e preoccupazioni. Le cose andranno a gonfie vele in amore, approfittatene. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Pesci. Cari pesci, i sentimenti al momento sono la vostra più grande aspirazione. Siete single da tempo e avete voglia che il vostro cuore torni a battere forte per qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro, non avete troppe soddisfazioni, forse è arrivato il momento di voltare pagina. Cambiate aria. Sentimenti sono la vostra arma migliore e la vostra più grande aspirazione. Se qualcosa non vi dà soddisfazione, in privato o pubblico, date una svolta. In questa giornata la vostra tranquillità potrebbe essere interrotta da una chiamata improvvisa che vi catapulterà in un attimo sul posto di lavoro, anche se siete in vacanza. Non contate troppo sulla lucidità mentale per effettuare scelte rilevanti, legate soprattutto al lavoro o agli amici.
Anche se siete orgogliosi, chiedere aiuto ogni tanto non vi fa sembrare meno forti o meno capaci. Forse non è utile continuare a frequentare persone che non vi stimolano, guardatevi intorno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 10, benessere, 8. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.